Allora, riprendiamo con la seconda parte che riguarda i requisiti non funzionali. Abbiamo detto che i requisiti funzionali descrivono in maniera un po' semplificata la corrispondenza tra ingressi e uscite del sistema. I requisiti non funzionali invece definiscono e fissano i vincoli sotto cui il sistema deve essere sviluppato. I vincoli possono essere dei tipi più diversi. Possiamo avere dei vincoli sul prodotto, sulle interfacce grafiche, su alcune caratteristiche sulle tempistiche, sull'occupazione di spazio, sull'uso delle risorse. Possiamo avere dei vincoli sulla parte di sviluppo, quindi ci dice come dobbiamo sviluppare, quali standard dobbiamo rispettare nello sviluppo. E possiamo anche andare a mettere dei vincoli, ad esempio, sulle interazioni con dei sistemi esterni. Se vogliamo, possiamo identificare tre principali categorie dei requisiti non funzionali, quelli relativi al prodotto, quindi caratteristiche che il nostro prodotto deve avere, caratteristiche organizzative o di processo, in cui ci dicono come la nostra organizzazione che sviluppa il sistema informativo deve farlo. Ad esempio, che documentazione deve essere prodotta. E requisiti, possiamo dire, esterni, che in realtà non riguardano prettamente il prodotto in sé o l'organizzazione che lo sviluppa, il processo che segue, ma bensì arrivano e vengono imposti dall'esterno. Quindi, possono essere requisiti di tipo legislativo, ad esempio, oppure requisiti che riguardano l'interoperabilità con altri sistemi. Questa è una classificazione dei principali requisiti non funzionali o di qualità che di solito è opportuno trattare. Se vediamo i requisiti di prodotto, tra i requisiti di prodotto abbiamo aspetti che riguardano l'usabilità del sistema, quindi la facilità con cui l'utente può utilizzare il sistema e ottenere le funzioni che il sistema fornisce, l'efficienza. Di solito quando parliamo di efficienza immediatamente pensiamo all'efficienza in termini di prestazioni temporali, quindi il nostro sistema deve essere in grado di rispondere entro tot secondi, il nostro sistema deve essere in grado di gestire un certo numero di utenti contemporaneamente. Un altro aspetto relativo all'efficienza è l'uso delle risorse. Vogliamo lo spazio occupato, ad esempio. Molto spesso un vincolo importante è quanto spazio abbiamo a disposizione per la memorizzazione. Quindi se abbiamo un sistema informativo di grandi dimensioni, possiamo anche non preoccuparci troppo dello spazio occupato. È chiaro che se questo spazio inizia a crescere in maniera esponenziale, con l'uso del sistema, allora rappresenta effettivamente un problema. L'affidabilità, la reliability, è un altro aspetto fondamentale del nostro sistema, quindi noi vorremmo poter dire che il nostro sistema è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo ovviamente è fondamentale per poter garantire una qualità del servizio ai clienti del nostro sistema informativo. La portabilità è un altro aspetto che riguarda il prodotto,
che riguarda la capacità di portare il nostro sistema su piattaforme diverse. Quindi, se vogliamo, rappresenta la flessibilità che ha il nostro sistema nell'essere utilizzato su piattaforme diverse. Questo vuol dire, da un lato, cambiare ad esempio il database, il sistema operativo, dall'altro cambiare il tipo di dispositivi attraverso cui il nostro sistema interagisce, quindi passare da dispositivi web a dispositivi mobili. Poi ci sono gli aspetti organizzativi o di processo. Riguardo al processo, un aspetto molto semplice da definire è la definizione di che cosa deve essere rilasciato e quando. Ad esempio, il fatto che il mio sistema deve essere rilasciato in tot versioni preliminari in certe date è ovviamente un requisito non funzionale che è relativo al processo. Come deve essere fatta l'implementazione? Sono libero di utilizzare qualunque linguaggio? Devo utilizzare Java? Devo utilizzare PHP? Devo utilizzare qualche altro linguaggio, framework specifici? Posso utilizzare qualunque database di mia scelta oppure devo utilizzare già un database? Se io vado a inserire il mio sistema informativo in un'azienda di grandi dimensioni, è molto probabile che questa azienda abbia già qualche convenzione con qualche vendor di database, per cui se in azienda è già utilizzato ad esempio Oracle, la scelta del database non sarà più una scelta libera di progetto, ma sarà un vincolo non funzionale. Gli standard da rispettare. Tendenzialmente nel mio sviluppo io devo tenere conto di alcuni standard, sia tecnologici che ad esempio standard di sviluppo. Ci sono una serie di standard che riguardano la qualità dello sviluppo del software, ISO 9000 ad esempio, con tutte le sue varianti. E abbiamo poi terza categoria di requisiti non funzionali, che sono quelli esterni. Qui dobbiamo tenere conto dei problemi di interoperabilità. Se pensiamo a un sistema informativo che si inserisce all'interno di un'azienda in cui sono già presenti diversi sistemi legacy, è ovvio che interagire con questi sistemi sarà fondamentale. L'interoperabilità riguarda non soltanto i sistemi legacy interni all'azienda, ma anche quelli esterni. Vi cito di nuovo l'esempio delle dichiarazioni di redditi. La dichiarazione di redditi può essere sottomessa anche in maniera elettronica. Ecco, tutti i vincoli relativi alla sottomissione elettronica delle dichiarazioni di redditi sono vincoli di questo tipo, esterni. Possiamo avere eventualmente dei vincoli etici e abbiamo sicuramente molto spesso dei vincoli legislativi, sia in termini di vincoli di dominio che soprattutto, se pensiamo a un sistema informativo, vincoli di privacy. Quindi tutti i dati in un sistema informativo ovviamente dovranno rispettare certi vincoli. Questo è una possibile vista di una serie di elementi di un documento di requisiti che riguardano gli aspetti non funzionali. Esiste uno standard ISO del 9126 che riguarda la qualità dei prodotti software. Questo standard non è stato pensato per essere utilizzato in un documento di requisiti.
è stato pensato per valutare la qualità dei prodotti software in maniera un po' più ampia, però è sicuramente un ottimo spunto per andare a vedere quali caratteristiche e quali misure possiamo utilizzare nel definire dei requisiti non funzionali. Questo standard è stato scritto per la prima volta nel 91, è stato rivisto nel 2001 e in realtà adesso è un po' in fase di dismissione perché l'ISO sta sviluppando un'altra serie di standard, quindi non uno solo ma un insieme, 25.000, che riguardano la Software Product Quality Requirements and Evaluation, e quindi questo standard andrà a trattare anche l'aspetto dei requisiti, che non era nelle intenzioni originali dell'ISO 9126. Ci sono l'insieme di standard 25.000, ISO 25.000 è composto da un insieme molto ampio di parti di sottostandard e non tutte sono già state prodotte. Per cui per il momento io vi racconto un po' gli elementi essenziali del 9126. Tenete presente che il nuovo standard non rivoluziona completamente, ma parte un po' dagli stessi assunti. Cerca di ampliare un po' il contesto, ma fondamentalmente i concetti di base sono fondamentalmente quelli. Allora, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è quello di una classica catena di qualità, per cui io ho una qualità del processo che influenza un insieme di qualità interne del mio prodotto software che a loro volta si ripercuotono su quelle che sono qualità esterne che alla fin fine riguardano quella che è la qualità percepita durante l'uso del prodotto software. C'è una distinzione tra quelle che sono le qualità interne e quelle che sono esterne. Parliamo di qualità esterne quando le possiamo misurare avendo esclusivamente a disposizione il prodotto software. Prendiamo il prodotto software, lo utilizziamo e possiamo a misurare le qualità esterne. Le qualità interne invece richiedono un accesso alle informazioni raccolte durante il processo e alle informazioni che ad esempio si trovano accedendo direttamente al codice sorgente. Quindi se volete le qualità interne sono misurabili da chi produce e sono a disposizione di chi produce il software, le qualità esterne possono essere misurate sia da chi produce il software che eventualmente da chi lo utilizza. Fuori dall'ambito dello standard 9126 e anche dal nuovo Square è la qualità del processo. Okay, la qualità del processo è un qualcosa che è trattato da una serie di altri standard, la serie 9000, più altri standard tipo CMM e CMMI, che sono standard non troppo utilizzati in Europa, molto utilizzati invece negli Stati Uniti. Il 9126, che è rilevante per la stesura dei requisiti, ci parla delle qualità del prodotto software, su cui noi possiamo andare a definire dei requisiti. Vi faccio notare che per andare a valutare la qualità io posso basarmi su una serie di misure. Misure interne, esterne e misure durante l'uso.
Un aspetto fondamentale quando vado a prendere delle misure interne ed esterne è che il prodotto è quello, so che ho misurato un certo numero di difetti, ad esempio, e quello è un dato semplice. L'idea di base è che più difetti rilevo durante lo sviluppo, più probabilmente avrò degli effetti negativi sulla qualità percepita alla fine dall'utente. Diverso invece è la misura delle qualità durante l'uso, perché a differenza delle qualità interne ed esterne, che sono sostanzialmente oggettive, quelle esterne sono spesso soggettive e dipendono pesantemente dal contesto in cui viene utilizzato il software. Quindi l'utente e il tipo di utilizzo che l'utente fa del software e l'ambiente in cui utilizza influenzano pesantemente quelle che sono le qualità, quella che è la qualità percepita durante l'uso. Per cui, se da un lato per le misure interne ed esterne abbiamo una serie di metriche ben definite, per quanto riguarda la qualità durante l'uso, il discorso è un po' più complesso. Okay? È un po' più difficile andare a dire che una certa misura è utile e per quella misura è importante avere il valore massimo. Perché in base al contesto l'interpretazione delle misure può cambiare. Quali sono le caratteristiche principali definite dalla ISO 9126? Sono molto simili a quelle che abbiamo visto prima nella classificazione dei requisiti non funzionali. Allora, sostanzialmente abbiamo due tipi di fattori. I fattori che hanno un'influenza sulla qualità durante l'uso e i fattori relativi al prodotto, interni o esterni. Sul prodotto io posso andare a misurare la funzionalità, l'affidabilità, l'usabilità, l'efficienza, la manutenibilità e la portabilità. Vedete che sono sostanzialmente simili a quelli che abbiamo visto nella classificazione precedente. Qui abbiamo in più la funzionalità. Molto spesso quando parliamo di funzionalità intendiamo in questo contesto, ad esempio, dire che percentuale di requisiti sono implementati effettivamente nel mio software. Se ricordate, alcuni requisiti sono obbligatori, altri sono consigliati, alcuni sono opzionali. Ecco, una misura della funzionalità offerta dal sistema mi dice che percentuale di questi requisiti sono effettivamente implementati dal sistema. Questa è una delle tante possibili misure di funzionalità all'interno dello standard. Quindi, non è esattamente un requisito funzionale, lo possiamo legare ad esempio a un piano di rilascio del software, in cui io so che al primo rilascio avrò il 20% delle funzionalità implementate, un 40% al secondo, eccetera. Il vantaggio delle misure definite in questo standard è che ho un modo abbastanza oggettivo di misurare il livello di qualità, in particolare in questo caso delle funzionalità offerte dal mio sistema. L'affidabilità, quindi quanto il mio sistema è affidabile, usabilità, efficienza, abbiamo parlato prima, manutenibilità è un altro aspetto importante che non era menzionato prima, ma è importante soprattutto nell'ottica dell'evoluzione di un prodotto, quindi pensando a un ciclo di sviluppo iterativo, incrementale, la possibilità di mantenere facilmente il software
è ovviamente molto importante. A fianco alle caratteristiche di qualità del prodotto, abbiamo le caratteristiche di qualità nell'uso del prodotto. Qui abbiamo l'efficacia, la produttività, safety e la soddisfazione del cliente, dell'utente. Non entro tanto più nel dettaglio di così, ma è chiaro che parlando della soddisfazione dell'utente, ogni utente e in ogni contesto avranno livelli di soddisfazione probabilmente diversi. Quindi io posso andare a misurare la soddisfazione del cliente in vari contesti e quindi andare a capire dove può andare meglio. Ma non esiste un'unica misura di soddisfazione. Per quanto riguarda le qualità di prodotto, ho detto che possono essere sia misure esterne che misure interne. Un esempio di misura esterna che riguarda la reliability, ad esempio, è questa, la breakdown avoidance. Lo scopo di questa misura è capire quanto spesso un utente può evitare un collasso completo del sistema anche a fronte di errori o fallimenti critici. Beh, come faccio a calcolarlo? Conto il numero di collassi rispetto al numero di fallimenti. Se il sistema è in funzione, quindi durante l'operatività, posso andare a raccogliere queste misure andando a vedere i log del sistema. Quindi analizzo i log e vado a contare i fallimenti e vado a calcolare, vado a contare i crash del sistema. La misura è questa breakdown avoidance ratio, che è 1 meno A diviso B, dove A è il numero di breakdowns, quindi crash del sistema, e B è il numero di failure che ho contato. Come interpreto questa misura? Sarà un numero compreso tra 0 e 1. Più è vicino a 1, meglio è. Allora, questo è un esempio di una delle tante misure che sono definite nello standard. Quindi, per ognuna delle caratteristiche, queste qua, ci sono delle sottocaratteristiche e per ogni sottocaratteristica sono definite delle misure. Quindi, prima di inventarvi delle misure nuove che riguardano queste caratteristiche di qualità, il mio suggerimento è prendete una copia dello standard, andate a vedere le caratteristiche, andate a vedere le misure che sono definite e partite da quelle. Nel 99,9% dei casi le misure definite lì sono più che sufficienti. Un altro, un'altra misura che non è la breakdown avoidance ma è il test coverage L'obiettivo di questa misura è capire quanto i test case
scritti a partire dai requisiti sono stati effettivamente eseguiti in base a un piano di test. Piccola parentesi. Il test normalmente l'abbiamo visto nel processo di prima, è l'ultima attività che viene fatta. Quando io ho il sistema codificato posso iniziare a fare i test. Essendo l'ultima attività è quella più compressa. È l'ultima cosa che resta da fare, quindi faccio tutto il resto, scrivo il codice, anche perché se non scrivo il codice non ho niente in mano. Una volta che ho scritto il codice, utilizzo il tempo che resta, se resta, per fare test. Quindi, a fronte di un insieme di test che potevano essere stati scritti e definiti in partenza, io poi ho il tempo effettivo per svolgere soltanto una parte. Quindi, se io ho un insieme ampio di test, ma un piano di test che si adatta al tempo disponibile, ne ho eseguiti soltanto una parte, avrò una copertura più bassa. Questa misura viene calcolata dividendo il numero di test case effettivamente realizzati diviso il numero di test case complessivamente richiesti o scritti. Il numero è un numero maggiore di 0 e più è alto, meglio è. Ovviamente questa è una misura interna perché per conoscere questi dettagli devo avere accesso al codice e ai piani di test interni all'azienda che produce il software. Questa di prima è invece una misura esterna perché io posso avere il mio software e andare a vedere semplicemente i log per contare i breakdown e i failure. Alcuni esempi di requisiti non funzionali. Un requisito di prodotto, che ad esempio riguarda l'interfaccia. L'interfaccia utente del sistema Libsys, dell'esempio che abbiamo menzionato prima, sarà implementato come semplice pagina HTML senza frame e senza applet Java. Quindi faccio riferimento a un linguaggio standard che è HTML, dicendo che quello è il mio vincolo. Un requisito di processo, ad esempio, riguarda invece il fatto che i deliverable, quindi i documenti prodotti dal processo, dovranno essere conformi a un certo standard. I requisiti esterni, ad esempio di privacy, riguardano il fatto che i dati personali non dovranno essere resi pubblici, tranne il numero, il nome e il numero di riferimento. Mentre la scrittura dei requisiti funzionali è tutto sommato più facile, la scrittura dei requisiti non funzionali richiede un po' più di attenzione. Una tecnica che può essere utilizzata per andare a scrivere dei requisiti non funzionali è quella di identificare un obiettivo e poi scrivere un requisito non funzionale verificabile che mi permetta di
verificare se quell'obiettivo è stato raggiunto. Ad esempio, l'usabilità può essere, il mio sistema deve essere facilmente utilizzabile, il requisito funzionale, il requisito non funzionale corrispondente potrebbe essere: un utente medio deve essere in grado di imparare le funzionalità a base del mio sistema in meno di una settimana. Ad esempio, il sistema dovrebbe essere facile da usare da utenti esperti e dovrebbe essere organizzato in maniera tale da minimizzare gli errori. E quindi questo è un obiettivo che vorremmo raggiungere. Ovviamente di per sé non è un requisito funzionale, è decisamente ambiguo, è un obiettivo che vogliamo raggiungere. Un corrispondente requisito non funzionale potrebbe essere: un utente esperto dovrebbe essere in grado di utilizzare il sistema dopo 2 ore di training. Questo è qualcosa che io posso verificare, quindi prendo un utente esperto, faccio 2 ore di training e verifico se è in grado di utilizzare il sistema. Dopo questo training, il numero medio di errori non dovrebbe superare i 2 al giorno. Anche questo è un aspetto che può essere misurato. Quindi un aspetto fondamentale dei requisiti non funzionali è molto spesso la definizione di una misura che ci permette di capire se quel requisito è raggiunto oppure no. Qui vediamo un po' di esempi di misure tipiche, per cui ad esempio la velocità, l'efficienza in termini di tempo può essere misurata in numero di transazioni al secondo, nel tempo di risposta a un evento, il tempo di refresh dello schermo, la dimensione, quindi in termini di efficienza di spazio, può essere espressa in megabyte oppure in chip di memoria. La facilità d'uso può essere ad esempio misurata come tempo di training oppure numero di schermate di utilizzo, di aiuto. La reliability, di nuovo le misure classiche di mean time to failure, o mean time between failure, robustezza e portabilità, hanno di nuovo una serie di misure più o meno standard. Attenzione che queste misure, se sono più o meno standard, quindi sono abbastanza facili da misurare, da sole non servono a niente. Io, come abbiamo visto prima nello standard, devo andare a confrontare queste misure con una qualche soglia o un punto di riferimento. Se io parlo ad esempio di availability, quindi la percentuale di tempo in cui il sistema è disponibile all'utente, questa normalmente è espressa come una percentuale, e devo avere una qualche soglia di riferimento. Se io dico una variabilità del 99%, così di primo acchito può sembrare un numero molto elevato. Però se pensate a un anno intero,
una variabilità del 99% vuol dire che il sistema per più di 3 giorni non è disponibile. Ovviamente in assoluto questo non vuol dire niente, ma in funzione del sistema di cui stiamo parlando, 3 giorni potrebbero essere assolutamente trascurabili, oppure un periodo assolutamente inaccettabile. Quindi attenzione, se andate a definire dei requisiti non funzionali, a mettere delle soglie che abbiano un qualche senso. Se pensiamo al sistema di prenotazione delle ferrovie dello Stato, 3 giorni di non disponibilità sono veramente tanti. Non saranno consecutivi probabilmente, ma sono veramente tanti. Facendo riferimento ai requisiti utente, gli user requirements, abbiamo detto che questo tipo di requisiti deve essere facile da leggere, soprattutto per gli utenti che useranno il sistema o per i nostri clienti. Molto spesso questo tipo di requisiti sono scritti in linguaggio naturale e eventualmente sono accompagnati da qualche diagramma o tabella. Ovviamente non possono essere estremamente tecnici perché non possono dare per scontato una conoscenza di notazioni tecniche da parte dell'utente medio o del cliente. Il problema fondamentale a questo punto è che l'uso del linguaggio naturale ci pone tutta una serie di controindicazioni. E questi sono essenzialmente dei problemi che vanno contro le caratteristiche di buon requisito che abbiamo visto prima. Di solito scrivere una frase in linguaggio naturale porta a poca chiarezza. E se dobbiamo esprimere un concetto complesso, o utilizziamo delle frasi estremamente complicate, quindi difficili da leggere, oppure rischiamo di non essere abbastanza precisi. Quindi bisogna fare attenzione quando superiamo una certa soglia di complessità a utilizzare le notazioni opportune. Il linguaggio naturale porta ad avere una confusione di requisiti, cioè non avere la separazione tra requisiti distinti. Porta a problemi di ambiguità e al rischio di dire la stessa cosa in modi molto diversi. Quindi, essendo molto flessibile, ci induce a utilizzare, ad esempio, termini diversi per rappresentare lo stesso concetto. E soprattutto l'uso del linguaggio naturale, pure semplice, manca di struttura e modularizzazione. Cosa che invece è un aspetto fondamentale di un documento dei requisiti. Per cui abbiamo visto in generale che cos'è un requisito, cosa sono i requisiti. Abbiamo visto che ci sono due tipi di requisiti fondamentalmente, pensati per diversi lettori, requisiti utenti e requisiti sistema, e abbiamo visto che i requisiti si dividono in due parti, requisiti funzionali e non funzionali. Normalmente tutti questi tipi e categorie diverse di requisiti sono racchiusi in un documento di requisiti, che è documento ufficiale a cui occorre fare riferimento per andare a sviluppare il sistema, ed è il documento ufficiale
che definisce il contratto tra chi vuole il sistema e chi lo deve produrre. Attenzione, questo documento descrive il cosa deve fare il sistema e non come il sistema realizza queste funzionalità. Gli utenti di un documento di requisiti sono diversi e quindi io devo pensare di scrivere un documento di requisiti che possa essere utile a tutti questi diversi utenti o lettori del documento di requisiti. Abbiamo il nostro committente che deve essere in grado di leggerli, capire se quello che è scritto corrisponde alle sue esigenze e eventualmente deve essere in grado di andare a richiedere delle modifiche. Abbiamo i manager, sia da un lato che dall'altro, che devono usare il documento come una specie di contratto o comunque come punto di partenza per un bando. Abbiamo gli ingegneri che sviluppano il sistema, che devono utilizzare questo sistema, questo documento, come punto di partenza per la progettazione e poi per l'implementazione. Abbiamo i tester, che sono quelli che dovranno utilizzare il documento di specifica dei requisiti per andare a scrivere i test. E infine abbiamo gli addetti alla manutenzione del sistema che dovranno utilizzare il documento di specifica dei requisiti per capire che cosa fa il sistema, quindi come intervenire sul sistema. Quindi questi sono gli utenti, gli stakeholder del documento di specifica dei requisiti e noi dobbiamo scrivere un documento che contenga le informazioni utili a tutti questi diversi tipi di utenti. Esiste uno standard della IEEE 830 che definisce la struttura per un documento di specifica dei requisiti. Allora, la struttura, almeno di alto livello, è molto molto semplice. Abbiamo un'introduzione che ci dice qual è il contesto in cui si muove il nostro sistema, definisce ad esempio gli aspetti fondamentali. Poi abbiamo due parti, l'overall description e gli specific requirements. Queste due parti corrispondono abbastanza bene a quelli che sono gli user requirements e quelli che sono i system requirements. Quindi l'overall description è un qualcosa che è pensato per essere letto dagli utenti, dal committente, quindi è di alto livello, abbastanza facile, di facile lettura, non troppo tecnico. Gli specific requirements sono invece i dettagli che potranno essere utilizzati o come annesso tecnico, come base di un contratto e soprattutto come punto di partenza per lo sviluppo del software. Abbiamo poi appendici che contengono vari elementi e infine un indice. Allora, vi prendo un attimo lo standard, giusto per farvi dare un'occhiata. Allora, lo standard non è eccessivamente lungo, sono una quarantina di pagine. E questa è la pagina 18, che vi descrive quali sono, qual è l'indice, la struttura del documento. Quindi, come vi dicevo prima, abbiamo l'introduzione, in cui
viene definito lo scopo del sistema, lo scopo del sistema, l'ambito in cui si situa. Attenzione che scope in inglese non vuol dire scopo, ma ambito barra contesto. Ci sono una serie di definizioni, acronimi eventualmente utilizzati, abbreviazioni, riferimenti a altri documenti, testi legislativi, eccetera, e una breve panoramica di che cos'è il sistema. Poi abbiamo quella che è la descrizione generale, quindi qual è l'organizzazione, la prospettiva con cui presentiamo il nostro prodotto, le funzionalità, le caratteristiche degli utenti, i vincoli. Ecco, i vincoli corrispondono ai requisiti non funzionali. E poi abbiamo tutta una serie di assunzioni e dipendenze, ad esempio da altri sistemi o da standard, a cui il nostro sistema è assoggettato. E poi abbiamo i requisiti specifici, e qui sono indicate una serie di capitoli che seguono, le sezioni che seguono sotto, che descrivono molto più nel dettaglio come sono descritti i requisiti di sistema. Perché il capitolo 2, overall description, è descritto così bene, quindi ci sono una serie di sottocapitoli invece di specific requirements, no? E il motivo è che se io devo descrivere un qualcosa in generale, posso comunque utilizzare la prospettiva, le funzioni, le caratteristiche degli utenti, quali sono i vincoli e quali sono le assunzioni. Queste sono caratteristiche molto di alto livello che si applicano a qualunque sistema. Il Bancomat, il sistema per la gestione delle dichiarazioni dei redditi, il calendario di Google, posso descrivere utilizzando queste macro categorie. Nel momento in cui io devo andare a descrivere nel dettaglio, ecco, il dettaglio, come lo organizzo, dipende in maniera pesante da qual è il sistema che cosa fa. In appendice ci sono 5-6 pagine che vi presentano possibili alternative, strutture alternative della sezione 3. In base al fatto che sia più importante la suddivisione in sottosistemi, la suddivisione in base al tipo di utente, la suddivisione in base alle funzionalità principali offerte. Quindi, in base al tipo di sistema, andrò a strutturare i requisiti specifici in un modo o nell'altro. Che cosa scrivo, invece, viene spiegato nelle sezioni successive, in particolare dalla 531 alla 538. Quindi, questo standard ci dà un template molto generale che possiamo seguire, ma soprattutto ci dice quali informazioni è importante inserire in questo tipo di documento. Ecco, io vi propongo invece una struttura un po' più semplice per la scrittura di un documento di requisiti. Diciamo che questa struttura non è generale, quindi tendenzialmente si applica meglio a sistemi informativi piuttosto che a prodotti di elettronica di consumo o software embedded, ma diciamo che per i sistemi informativi tutto sommato risponde abbastanza bene alle esigenze. Ci sono 5 sezioni, una prima sezione che è quella solito
di panoramica generale, una sezione di glossario, i casi d'uso, e poi abbiamo una serie di altri requisiti che sono essenzialmente requisiti non funzionali, barra di qualità. Requisiti più tecnologici, altri requisiti, e qui abbiamo di che sbizzarrirci, e poi abbiamo una sezione con alcuni requisiti, diciamo, più di dominio che possono essere utili da inserire. Nella prima sezione, fondamentalmente, dobbiamo rispondere a queste domande. Qual è l'obiettivo e il contesto generale del nostro sistema? Chi sono gli stakeholder del nostro sistema? Conoscete tutti, si è figata la parola stakeholder? Sì, chiunque abbia un interesse di qualche tipo nel sistema. A questo punto è anche importante decidere cosa rientra e cosa non rientra nel contesto del nostro sistema. Se io devo progettare un totem informativo, ho i terminali della segreteria degli studenti che ci sono nei corridoi, che cosa devo considerare? Devo considerare il database che gira nel sistema informativo degli studenti, oppure quello qualcosa che mi è dato? Devo considerare l'hardware che metterò nel sistema oppure quello mi è dato? Posso dare per assunto che ci sia un display touch, oppure sono io che devo scegliere il tipo di display e il tipo di interazione che avviene? È fondamentale, nel momento in cui vado a scrivere requisiti, capire cosa io devo andare a gestire, cosa esiste già, ad esempio nel caso dei terminali della segreteria studenti, il sistema informativo di gestione degli studenti c'è già, quindi io quello non lo tocco, interagisco al massimo. Cosa invece verrà sviluppato da qualcun altro? Ad esempio, io devo occuparmi solo del software, qualcun altro penserà a tutta la scatola da mettere attorno, ai pulsanti, eccetera. Oppure sono io che mi devo occupare anche di quello. Di conseguenza io andrò a scrivere requisiti per quello che rientra nel mio ambito e non per quello che è fuori. Quindi io devo tracciare una linea di confine, quello che sta dentro lo andrò a specificare, quello che sta fuori impone dei vincoli su quello che dovrò andare a fare, sui miei requisiti. Il glossario, nello standard. Prima parlava di definizione dei termini, a volte si parla di glossario, comunque i termini fondamentali utilizzati, i concetti fondamentali utilizzati nella definizione dei requisiti devono essere definiti, altrimenti il rischio è che siano ambigui. I casi d'uso. E questo sarà l'oggetto della prossima lezione. Chi sono gli attori che interagiscono col sistema e quali sono i loro obiettivi? Fondamentalmente noi in questa sezione andiamo a descrivere come qualunque utente che interagisce col sistema può raggiungere il proprio obiettivo. Quindi la prospettiva che prendiamo qua è una prospettiva dell'utente del sistema. Io descrivo a chi lo utilizzerà come funziona il sistema, ma come funziona il sistema in termini di interazione tra l'utente e il sistema stesso.
cosa c'è dentro al sistema, di nuovo è fuori dal contesto di questo documento. Aspetti di tecnologia. Allora, stiamo sviluppando un sistema informativo, quindi ci sarà dietro dell'hardware e una piattaforma tecnologica su cui costruire. Quindi quali sono i vincoli e i requisiti tecnologici per questo sistema? E soprattutto con quale altro sistema dovrà interagire? Se pensiamo ai terminali della didattica, dovrà interagire probabilmente con il sistema informativo, il portale della didattica in qualche modo. Come interagisce, che protocolli usa, che formati di file ci sono, tutto questo rientra in questo insieme di requisiti non funzionali. Okay? I requisiti funzionali, tanto per intenderci, sono normalmente confinati in questa sezione 3 dei casi d'uso. Altri requisiti, e qui ci mettiamo. Che tipo di processo devo utilizzare per lo sviluppo? Allora, non è garantito che in ogni documento di requisiti venga imposto il processo da utilizzare per lo sviluppo. Però è possibile che in alcuni contesti, ad esempio, io devo avere una certa certificazione per poter andare a sviluppare e debba seguire un certo procedimento ben definito. Le regole che il mio sistema dovrà seguire. Posso avere dei vincoli in termini di performance, come vengono svolte le operazioni, la sicurezza, l'usabilità, manutenzione e portabilità, eccetera, eccetera. Qui non l'avevo menzionato prima. Vado a mettere tutti gli aspetti che non sono gestiti dal sistema, almeno da questo documento dei requisiti, o che sono rinviati al futuro. Ad esempio, io posso riconoscere che ci siano alcuni aspetti importanti, ma indicare semplicemente che questi non sono trattati nella versione per cui sto scrivendo le specifiche dei requisiti. Ecco, se io scrivo, sto sviluppando un sistema informativo che dovrà supportare il funzionamento di un'organizzazione, sarebbe bello andare a identificare qual è il backup umano alle operazioni che vengono svolte dal sistema. Se il mio sistema non funziona, come faccio a sopperire alle funzionalità? Se io ho un sistema di controllo degli accessi e il mio sistema non funziona, manca la corrente, probabilmente dovrò andare ad avere un altro sistema di backup, la chiave, per aprire la porta. Se va a fuoco la sala server del Politecnico, in cui ci sono i dati di tutti i vostri esami, cosa succede? Beh, ridate tutti gli esami, non è un problema. Tanto avete già studiato. Oppure c'è una copia cartacea da qualche parte, magari lontano dalla sala che è andata a fuoco. Oppure ci sono dei. Non c'è un backup umano, ma c'è un backup del sistema. Quindi
qualche soluzione alternativa. I terminali della segreteria studenti fanno benissimo, ma se quelli non funzionano c'è comunque la segreteria, quindi gli sportelli della segreteria. Requisiti legali, e qui dipende dal tipo di sistema che stiamo sviluppando. Quali conseguenze avrà lo sviluppo di questo sistema all'interno dell'azienda, sulle operazioni, sulle persone che ci lavorano? I requisiti di training. Quanto è difficile andare a utilizzare questo sistema? E poi una serie di assunzioni o dipendenze dal contesto che vengono fatte. Quindi questi sono tutta una serie di domande che possono guidare la scrittura di questo documento di requisiti. In generale, qualunque struttura o template voi seguiate, è fondamentale definire uno standard per la scrittura dei documenti e seguirlo, utilizzarlo. Usare il linguaggio in maniera consistente, quindi non cambiare la persona da una frase all'altra, modo attivo e modo passivo dei verbi. E può essere molto noioso leggere tutto un documento in cui i verbi sono utilizzati sempre in modo attivo, però migliora molto la chiarezza e la comprensibilità del sistema. Usare convenzioni tipografiche per andare a enfatizzare gli elementi più importanti o gli elementi chiave. E di nuovo, stiamo scrivendo un documento che scrive che cosa fa il sistema, e una parte di questo documento dovrà essere leggibile e letta da chi probabilmente non ha una competenza informatica, e quindi il gergo informatico deve essere evitato il più possibile, o se necessario definito precedentemente nel glossario. In generale è più importante avere delle linee guida e seguirle di quali siano effettivamente queste linee guida. Quindi essere coerenti e consistenti, anche se non sono linee guida ideali, permettono di avere un documento che svolge il suo ruolo, cioè qualcosa leggibile e utilizzabile da chi dovrà fare uso di questo sistema. Quindi i clienti, i progettisti, chi fa il test, chi deve fare la manutenzione. Direi che con questo per oggi concludiamo. La volta prossima l'approfondimento sarà su questa sezione 3, i casi d'uso, che rappresentano una tecnica, non è l'unica, ma è una tecnica molto utilizzata e molto intuitiva per scrivere la parte di requisiti funzionali del sistema.
Arrivederci, noi ci vediamo giovedì. Invece con Fulvio, arrivederci prima.